produzione e vendita diretta a Forlì in via Anna Frank 37. RomagnaSport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto, ma proprio tutto, sul calcio dilettantistico, anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. RomagnaSport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Benvenuti su Anteprima Sport, di nuovo insieme per parlare di quanto sta per accadere nel weekend sportivo della nostra Romagna. Lo faremo come sempre partendo dal calcio e avvalendoci del contributo dei nostri esperti, sicuramente lo conoscerete, ci ha accompagnato per tutta questa edizione Giancarlo Magrini. Mister, buonasera. Buonasera a tutti, ciao. Dunque, tra poco entreremo nel merito anche grazie alle competenze del nostro mister per quanto riguarda i campionati di calcio, la Serie B, la Lega Pro, insomma tantissimo di cui parlare, ma questa è anche la settimana che ci riporta in clima Champions League, se perché martedì prossimo andrà in scena la partitissima tra Juventus e Barcellona, un match epico già in partenza, un match che è stato epico anche nella stagione 2002-2003, guarda un po', si era proprio nei quarti di finale di Champions League. E allora proprio di questo match parliamo nel quiz TR24 di questa sera, che metterà in palio come sempre tre palloni, uno da calcio, uno da basket e uno da volley, a seconda del dito più veloce che potrà scegliere uno di questi tre. Il secondo dovrà accontentarsi dei due rimanenti, insomma uno dei due, e il terzo riceverà il pallone rimasto in gioco. E allora vediamo qual è la domanda. Come sempre si potrà giocare a partire dalle ore 21:45. Juventus-Barcellona dunque fu l'andata dei quarti di finale della Champions 2002-2003. Come terminò, attenzione, la sfida d'andata allo Stadio delle Alpi? Quattro le possibilità di risposta, solo una è quella corretta. Si gioca, come detto, a partire dalle 21:45 e si potrà giocare come? Grazie all'app TR24, come sempre scaricabile sull'App Store o sulla Play Store. Dunque rimaniamo in attesa dello start del gioco di questa sera, ma soprattutto in bocca al lupo a tutti voi. Ma allora, mister, torniamo a parlare proprio del campionato di Serie B. Lo facciamo andando a vedere la classifica del torneo che proprio pochi giorni fa ha celebrato anche il turno infrasettimanale, e uno scossone è arrivato perché vediamo la SPAL che era data in difficoltà e invece ha operato il riaggancio alla vetta ai danni del Frosinone, staccandosi dal Verona. Insomma, Frosinone e SPAL 61, Verona 58, ma attenzione anche al Benevento che sta risalendo fortissimo a 54 punti, ma possiamo vedere anche la zona che interessa gli appassionati romagnoli, quella della Cesena. Cesena che va avanti a suon di pareggi, continua ad avere un punto di vantaggio sulla zona play-out, ma come vediamo è a 36 punti, tallonato da tantissime squadre, Trapani, Brescia, mentre invece segnaliamo il punto di penalizzazione accumulato dalla Latina, che così scende in ultima posizione a 31. Non ci sono ancora sviluppi per quanto riguarda l'Avellino, che secondo la richiesta della Procura federale dovrebbe essere penalizzato di ben 7 punti, si saprà nei prossimi giorni. E allora vediamo anche il turno che si disputerà nella giornata di domani. Il Cesena che andrà a fare visita al Pisa, la SPAL che invece se la giocherà a Brescia, e poi Spezia, Bari, Cittadella, Benevento, Avellino, Carpi, Ascoli, Frosinone, Novara, Verona, Trapani, Perugia, Ternana, Salernitana, Provercelli, Virtus Entella e Latina, Vicenza. Bene, allora entriamo nel clima proprio della giornata di Serie B, lo facciamo come sempre grazie all'introduzione di Luciano Poggi. Per il Cesena c'è un'altra partita importantissima.
Se pensiamo che nelle ultime tre gare i bianconeri hanno conquistato due punti in due gare casalinghe, ecco spiegato il motivo per il quale la compagine di Camplone non può permettersi di uscire sconfitta dalla gara contro il Pisa. E per la gara contro il Pisa almeno Camplone ha o può tirare un respiro di sollievo, perché non ci sono altri fortunati, bisogna dire così. C'è fuori Cone, Don Cor che è rientrato a Milano dove l'Inter lo farà sottoporre a degli esami per vedere qual è la situazione del ginocchio, Agassi fuori e quindi comincia davvero a pesare la situazione degli infortunati, perché c'è anche Cone che non è disponibile, meno male che rientra Crimi e potrà quindi portare peso, incisività e carattere al centrocampo, ma quello che conta è che il carattere lo tirano fuori tutti, perché la partita contro il Pisa è una partita adesso sì fondamentale per la conquista della salvezza. Con che atteggiamento entrerà in campo il Cesena? Ce lo spiega in buona sostanza Andrea Camplone, che abbiamo sentito proprio quest'oggi, vediamo. L'approccio deve essere di quelli importanti come quelli del Frosinone, è normale, poi se hai la fortuna di andare in vantaggio di non concedergli nulla. Loro hanno una grandissima difesa anche perché attaccano con pochi uomini e quindi lasciando dietro tanti uomini fai fatica a fargli gol, però ecco, è normale che non sarà una partita bella sicuramente, ma sarà una partita sofferta. Tanto sofferta. Insomma, Giancarlo, la sofferenza ormai è entrata nel cuore, nell'anima dei tifosi del Cesena, degli stessi protagonisti delle partite, e questa è l'ennesima sfida salvezza fondamentale, come ha spiegato bene anche Luciano Poggi, quella a cui si andrà incontro domani all'Arena Garibaldi. Beh, direi che ancora mancano un po' di partite, non è proprio decisiva la partita, però è importantissima e forse anche determinante per avere un cammino sereno, tranquillo, e potrei anche dire proviamo ad andare in svantaggio per vedere se riusciamo a recuperarle e superarle, perché questo buon Cesena che ultimamente sta giocando anche un buon calcio, aiutato anche da qualche situazione di fortuna, ma che ha avuto sia uno che l'altro, facendo un paragone non è che ne abbia avuta tanta, forse più la sfortuna che la fortuna che ha avuto, però è anche vero che farsi rimontare per 7 volte quest'anno, mi sembrano 7-8 volte, adesso preciso, no? Mi sembra un po' tanto e questa cosa la paghiamo, perché bastavano 2 attenzioni di più per avere 4 punti in più, e 4 punti in più oggi voleva dire che eri lì a un passo dei playoff, e perciò è veramente un peccato, però l'unica cosa che ti fa ben sperare è che stiamo sbagliando un pochino a metà campo, stiamo crescendo davanti, anche se l'altro giorno con il Brescia abbiamo fatto un paio di gol clamorosi, però stiamo giocando molto bene e credo che un buon calcio alla fine ti premi anche, se il Cesena su questo viene premiato dovrebbe venirne fuori con una certa serenità e qualità in cui sta dimostrando, perché ultimamente si può dire tutto, ma non che il Cesena non meriti che non giochi bene. Eh sì, questo è consolatorio per quanto riguarda il Cesena, una qualità del gioco espressa e vista soprattutto poi nella match di 7 giorni fa contro il Frosinone, un Frosinone che è stato riagganciato, mister, dalla SPAL, che sembrava avere i primi segnali di difficoltà sulla lunga distanza, il cosiddetto braccino del tennista, e invece è arrivata una vittoria favorita da un rigore molto contestato contro il Novara, ma che ha riportato in auge totalmente gli esterni. Sì, Giancarlo. Sì, Spalla ha dimostrato che come scivolate si è subito messo in piedi, questo è un segnale importante, un segnale di convinzione, di sicurezza del proprio ruolo, della classifica, di tante robe. Una partita storta,
o una partita che prende una brutta via ci può sempre stare e ci sarà sempre. Però l'importante è come ti riprendi, se ti riprendi subito. La difficoltà che ha avuto il Verona, poi si sta riprendendo, ma aveva perso punti, aveva perso strada. Perciò queste sono cose importanti. Ripeto, noi abbiamo, come hai detto prima, noi abbiamo visto il Frosinone Cesena, ha fatto un'azione e mezza e una è andata in gol facendo un errore. Abbiamo fatto in quella situazione del gol 4 errori su quella stessa palla. Quattro errori sulla stessa palla nasce da un fallo laterale, dovevamo la palla noi, non abbiamo scaricato, lì è stato Balzano ed è andata fuori, l'hanno tirata subito via. Abbiamo lasciato fare il cross a uno che era abbastanza largo, Falasco, gli hanno dato la possibilità di andare a murarlo, si andava a attaccarlo, ci è andato in ritardo, l'ha messo in mezzo. Alla fine, quasi alla fine, il difensore centrale lo marcava di dietro, nell'area piccola uno ci manca i lati, non devo dirlo io, ma è automatico, tutto al più, magari davanti, perché la porta l'hai di fianco, se la becca lui sei fritto, considerando che era entrato questo Mokolo, che aveva già fatto l'anno scorso 6-7 gol di testa nell'Avellino, 12 gol, e non è un giocatore da poco, perciò questo... questo bestione, tra virgolette, insomma, che ha fatto veramente paura. E poi ci si è messo questa uscita di Agliardi, che tra l'altro è una buona garanzia, però quest'anno i portieri Cesena, vuoi per la non mancanza dei cambi che hanno fatto il discorso Antonioli, vuoi per la troppa tensione che c'è, vuoi per l'infortunio che vuoi, insomma... Qualcosa c'è, non ce ne va bene una, fanno tre miracoli, poi c'è un'incertezza o una cosa e la paghiamo chiaramente, l'abbiamo sempre pagata, speriamo che non succeda più. Quattro errori di fronte alla capolista, non te li puoi permettere, il Cesena ha pagato assolutamente dazio. Considerando che la partita era finita, perché al 92esimo partita il pallone non si deve più trovare, bisogna cercare di portarla a casa, non c'è... Noi siamo in una posizione che quando la partita è già vinta, bisogna portarla a casa, come? Sta a voi, siete voi che andate in campo, siete voi che dovete avere la chiave della lettura, siete voi che avete insieme il mister, perché io ho visto il mister a lavorare, pretende aggressività, continuità, cattiveria, non è uno moscio, non è uno che... Perciò qualcosina non ha funzionato, soprattutto in parte di dietro. Noi adesso ci fermiamo per pochissimi secondi, davvero una manciata appena, ma torniamo per approfondire i temi che riguardano la Lega Pro. Regia. Fischio d'inizio per la nuova stagione, che passa prima da Sport Center. Trovi i migliori marchi per lo sport e il tempo libero, fra cui Adidas, Puma, Nike, Lotto, Sport Center e anche forniture personalizzate a società sportive e rivenditore delle divise ufficiali Cesena Calcio. Prima che in campo la nuova stagione, passa da qui. Campionato di Lega Pro, continua l'appassionante corsa al vertice del Venezia, tallonato seppur a distanza dalle varie Parma e Padova, mentre invece il Sant'Arcangelo si è praticamente messo in salvo a 44 punti con i due punti di penalizzazione, sarebbe ottavo, ma come vediamo è in zona playoff. Il Sant'Arcangelo, dopo il pari invece di mercoledì, il Forlì è in zona playout, e allora vediamo quelli che sono le prossime partite, i match che nel caso delle romagnole si disputeranno domenica alle ore 16:30 e scopriamo come il Sant'Arcangelo farà visita alla Modena anche per aiutare indirettamente il Forlì se possibile, biancorossi che ospitano la Maceratese e poi Parma Ancona, Ferrapi Salobassano, Gubbio Mantova, Fanoma Pordenone, Teramo, Reggiana, Albino Lef e San Benedettese, Lumezzane, Suttirol e attenzione alla derby del Veneto, Padova-Venezia, che chiarirà a questo punto chi andrà a vincere il campionato. Ma iniziamo, mister, dal Sant'Arcangelo. Qui si sprecano i complimenti per una squadra che poteva subire un contraccolpo psicologico dai due punti di penalizzazione? No, ha continuato a vincere, ha continuato a fare il risultato ed è sicuramente, non è una novità, sono anni che il Sant'Arcangelo continua a fare sempre al massimo il proprio lavoro.
E lì bisogna dire veramente bravo a Melini e bravo a Bravo, e sono due personaggi calciomercato di organizzazione di squadra che non sbagliano da qualche anno, mi sembra, perciò credo che forse un Bravo va anche un attore, non si conosceva, loro l'hanno scelto di prima Kitto, è venuto meno Galli, però hanno preso questo. Esattamente. E automaticamente questa determinazione, cioè le idee chiare, è uno che non guarda in faccia niente, è stato fuori giocatori importanti, io non avrei mai creduto e ci ha creduto in pieno. Voglio dire, ci sono tutti piccoli fattori. Non gioca un brutto calcio perché è sempre ha dei giocatori importanti come Casaretti e tanti altri, Cesaretti e tanti altri, vuol dire Merini con Danza e Jadid, insomma hanno dei giocatori che secondo me a Rossi hanno dimostrato dei buoni valori. Però c'è da dire un Bravo perché è un paesino così piccolo che mantiene una Lega Pro con una certa facilità, una certa abilità di classifica dove è in gioco nei playoff, c'è solo da fare i complimenti e di non fare commenti perché credo che i fatti parlino da soli. I commenti, mister, li facciamo su Forlì a questo punto che ospita la Maceratese. Si può un po' scomodare il paragone col Cesena, Forlì che ultimamente si sta facendo raggiungere spesso sul pari, sta sprecando alcune occasioni e gioca con la Maceratese che è praticamente salva, senza penalizzazione sarebbe in corsa per i playoff. Sarebbe opportuno, importante vincere, ma secondo te come può arrivare questo risultato? Ma guarda, credo che loro saranno consapevoli di quel punto, quei due punti che hanno lasciato a Mantova che prima della partita, a partire secondo me col pari sarebbe stato un risultato straordinario. Dopo la partita, stando le cronache e quei spezzoni che si è visto in televisione, almeno che io ho visto, ecco, devo dire che ha lasciato qualcosa per la strada che in questo momento non ci voleva, perché aveva già lasciato in casa qualcosa che poi dopo ha dovuto pagare caro, come Rufano e così via. Sì. Allora bisogna stare attenti, però credo che ha tutti i presupposti, tutte le possibilità, la qualità per poter farcela, perché questi due pari hanno un segnale importante, perché andare a pareggiare a Modena, sapendo il blasone del Modena, e a Mantova, che era un momento in cui vinceva tranquillamente, vuol dire che ha dimostrato esserci in pieno, ritrovare la fiducia di se stesse solo a un punto. Chiaro che non può andare avanti con i pari anche in casa ci vuole qualche vittoria, come ha fatto poco tempo fa, e credo che sia arrivato il punto, il momento di poter dare questo segnale. Bicchiere dunque mezzo pieno per il Forlì dopo i due pareggi sul campo delle due dirette concorrenti per la salvezza. C'è da domandarsi se lo sia anche per l'Imolese dopo l'ultimo turno. Andiamo a vedere la classifica. Imolese che ha giocato il derby con il Ravenna è stata raggiunta all'ultimo secondo, sì, ma intanto non ha perso alcuna posizione perché tutte le altre hanno pareggiato e alcune anche perso. Infatti vediamo quasi una fotocopia della settimana scorsa per la zona alta, mentre invece per quanto riguarda la classifica della Serie D, Girone D, la Ribelle ha sì perso un'occasione importante e perso una partita bruciante contro la Rignanese e vediamo proprio gli effetti nella zona salvezza. E allora vediamo come riprenderanno il proprio cammino le squadre romagnole nel turno che come di consueto si gioca alle ore 15 di domenica e scopriamo come la Limolese farà visita alla Pianese, squadra che in casa ha costruito le proprie fortune. Il Ravenna si gioca un match fondamentale col Castelvetro che ancora non ha chiuso del tutto le proprie ambizioni di agganciarsi ai playoff, e la Ribelle che invece andrà a disputare la partita più difficile delle tre, non c'è dubbio, in casa della Correggese, Poggi Bonsi Colligiana, Scandicci Delta Rovigo, San Donato Fiorenzuola, Adriese Lentigione, Mezzolara Rignanese e Castelfranco San Giovannese chiudono il programma della settimana. Giancarlo, beh, abbiamo ancora negli occhi lo spettacolo di Imolese Ravenna, spettacolo,
sul campo sicuramente, ma anche sugli spalti, una cornice di pubblico entusiasmante, ed un Pari che alla fine ha sostanzialmente fatto un punto per uno, che non fa male a nessuno, anche se l'Imolese chiaramente sperava di poter far sua l'intera la posta. Sai, quando la partita è finita, manca niente e lasci dei punti per la strada, ti dispiace, al di là dei valori di più o meno. Però l'Imolese è dimostrato più squadra, stando discorsi, aveva trovato un pubblico meraviglioso che era un pezzo ai tempi d'oro della C, che non lo trovava, aveva trovato tutti i presupposti per portarsi a casa questa vittoria, ma il Ravenna è già 7-8 partite che recupera, anzi mi sembra 9, gli ultimi 2 minuti o 3 minuti, credo che abbia personalità e qualità di non mollare mai e tenere a sodo, tenere duro quello che è la gara decisiva per poter arrivare ai traguardi che si è prefisso. A questo punto credo che l'obiettivo sia rimasto quello di arrivare secondo, perché davanti ci sono troppo poche partite perché l'Imolese lasci dei punti. Però sono talmente pochi che nel calcio, quando ci sono delle partite, si può succedere di tutto. E credo che anche se l'Imolese la vedo più attrezzata, soprattutto con gli under e i valori che c'ha davanti, perché avere 4 attaccanti come Longobardi, Ferretti, Ambrosini e Tattini, e beh, insomma, penso che possono stare anche nella Lega Pro, che nessuno le può avere nel Ravenna, almeno non le hanno. Assolutamente. Basta che si faccia male un attaccante, il Ravenna è già in difficoltà, perché deve inventarsi sempre qualcosa. Infatti, e questo Leli, e questo Mandorlini, insomma, hanno trovato sempre un gol che alla fine è stato decisivo. Chiaro che Rosio non c'è, quando c'è stato i suoi 2-3 gol li ha fatti, ma non sono tanti per andare a cercare a vincere. Il vero bomber, il Ravenna non ce l'ha, e gli è venuto meno Graziani, che era una garanzia. Invece vuoi una volta l'infortunio, una volta l'influenza, una volta il raffreddore, qualche mese in più ce l'ha, e a quel punto non è che faccia male, per quanto entra ha sempre fatto molto bene, però non ha fatto quello che si aspettava, perché Graziani l'anno prima aveva fatto una ventina di gol, almeno 12-13 se lo aspettavano, e li mancano, insomma. Sarà dirimente per quanto riguarda il Ravenna, soprattutto non solo la sfida di domenica contro il Casteldetro, poi ci sarà una trasferta, ma fra 2 settimane ci sarà Ravenna-Delta Rovigo, insomma lì sì che si caprà se il Ravenna potrà quantomeno operare il sorpasso per il secondo posto. Bene, direi che con questo è tutto per quanto riguarda allora la prima parte di Anteprima Sport. Torniamo tra pochissimo e inizieremo a vedere quanto riguarda anche il girone F della Serie D, ma soprattutto i primi verdetti, le prime vittorie del campionato in eccellenza e in promozione. E allora restate con noi. Infotech, nata dall'unione di un gruppo di professionisti che vanta un'esperienza ultradecennale nello sviluppo di soluzioni e servizi informatici, è partner Gold e centro di assistenza accreditato HP per tutti i prodotti della linea professionale. Infotech propone soluzioni informatiche in ambito server, storage, workstation, PC, periferiche e mobility, con un completo servizio di assistenza tecnico-sistemistica. Latte 100% italiano e tanta passione nel lavorarlo. Così nascono i formaggi del caseificio Pascoli. Cercate nei migliori negozi lo squacquerone di Romagna DOP, la nuvola di latte o gli altri formaggi di alta qualità del caseificio Pascoli.
la commerciale agricola di Billy Giovanni S.p.A., punto di riferimento per la vendita e il noleggio di macchine agricole, industriali e per il giardinaggio. Concessionaria New Holland, rivenditore Manitou, Kuhn, Nobili, Nardi, Gallignani, Ferri, Celli, Ibea, Toro e Carraro. La nostra forza è un servizio assistenza con officine mobili di pronto intervento, automezzi per trasporti anche eccezionali, tecnici altamente specializzati, fornitissimo magazzino di ricambi originali. Disponiamo inoltre di un vasto parco di macchine usate, controllate e garantite, un centro servizi per consulenza tecnico-agronomica, fiscale, assicurativa e finanziaria. La commerciale agricola di Billy Giovanni S.p.A., sede a Forlì, via Dragoni 114, filiali Rimini e Fano, www.lacommercialeagricola.com. Benvenuti in GM, oltre 60 anni di esperienza nel settore infissi. GM, serramenti in legno, legno alluminio, acciaio, PVC ad alto risparmio energetico. Un grande numero di proposte per ogni esigenza estetica, per il comfort acustico, per la sicurezza. 1000 metri quadrati di esposizione dove trovare la soluzione ideale per i serramenti della tua casa. Tecnici qualificati vi assisteranno per ogni vostra esigenza. www.gm.net. La prima volta che sono stata in un negozio Bassano Mobili, per me è stata una specie di folgorazione, un amore a prima vista. In pratica ho toccato quei mobili e ho sentito subito la differenza, la qualità del legno. Ti dà come una sensazione di forza, di robustezza. È un po' tipo come quando sei davanti a un'opera d'arte. Poi piano piano ho cominciato a scoprire le piccole grandi storie che stanno dietro questi mobili. La scelta dei tronchi, i lunghi periodi di essiccazione del legno. Per esempio, mi hanno fatto vedere come alcuni pezzi vengono piallati a mano, come i mastri ebanisti lavorano e scolpiscono i vari intarsi e vari intagli dei mobili. È un mondo veramente affascinante. Poi adesso sui mobili in esposizione fanno dal 30 al 50 fino al 70%, e quindi i mobili che ho comprato io già adesso valgono di più. Hanno appunto il marchio a fuoco che ne garantisce l'autenticità. Poi vabbè, adesso posso dire di vivere in una casa bellissima. Attenzione! Da fine ottobre, chi visiterà il frantoio Paganelli potrà seguire la spremitura delle olive a freddo e assaggiare l'olio extravergine Novello, dai profumi e sapori unici, apprezzatissimo dai bambini, semplicemente sul pane. Gustosissimi oli aromatici, in particolare l'olio al limone, utilizzato nella nostra linea cosmetica. Siamo aperti tutti i giorni, la domenica con cantarelle e sangiovese per tutti. Splendide confezioni natalizie, personalizzate per le aziende. Frantoio Paganelli, Sant'Arcangelo di Romagna, località Lo Stradone, numero di telefono 0541 629 720, mail info@oliopaganelli.it. Di nuovo insieme, questa è la seconda parte di Anteprima Sport, e allora andiamo subito a ribadire, prima di tutto, prima di concentrarci anche sui campionati, quella che è la domanda del quiz TR24 di questa sera, che mette in palio come sempre tre palloni, uno da calcio, uno da basket, uno da volley, a seconda di chi sarà il dito più veloce e potrà dunque scegliere il premio a disposizione. Attenzione, si è già nell'orario in cui si può giocare. Dunque l'invito è quello di rispondere quanto prima possibile per dare la risposta giusta e aggiudicarsi così uno dei premi a disposizione. E allora la domanda è semplicissima: dato che la settimana prossima si gioca il match di Champions League martedì sera ore 20:45 tra Juventus e Barcellona, che fu anche l'andata dei quarti di finale della Champions 2002-2003, ebbene, come terminò la sfida che all'epoca si disputò allo stadio delle Alpi? Dunque attenzione, quattro possibilità di risposta, ma una sola è quella esatta e si può giocare grazie all'app di TR24. Come sempre, allora, in bocca al lupo a tutti voi. Ma allora spostiamoci, andiamo a vedere il campionato di Serie D, girone F.
la classifica di questo torneo che sta portando ormai alla vittoria, alla Fermana, che è sempre più inarrestabile nonostante il Matelli che abbia ripreso quota. Si è fermata la corsa di vittoria, sono di vittoria della San Maurese, pari in casa della Bastese e 44 punti che comunque mantengono i giallorossi in zona playoff. Si è riavvicinato il San Marino, 37, meno 7 dalla San Maurese, riagganciato il Romagna Centro battuto nel derby. Pari di sostanza anche per l'Alfonsine, a 23 punti è la prima squadra che disputa i play-out. In questo momento la lotta è soprattutto per avere il privilegio di giocare in casa la gara decisiva. Vediamo allora quello che è il programma del prossimo turno. Anche qui si gioca domenica ore 15. Non c'è nel riquadro la San Maurese che riposa, come ricorderete, il ritiro del Chieti e dunque San Maurese che dovrà stare a guardare, cercherà di approfittarne in San Marino, in casa della Jesina. E poi anche in Romagna Centro la classifica continua a dare una chance importante ai cesenati che comunque cercheranno la vittoria per suggellare la salvezza col Monticelli. E infine per le romagnole l'Alfonsine, match da vincere ad ogni costo, viste anche le condizioni della Civitanovese. Per chiudere il quadro, Pineto-Fermana, Campobasso-Matelica, Vispesaro-Recanatese, Agnonese-San Nicolò e, come detto, Castelfidardo-Vastese. Giancarlo, partiamo dalla squadra che non gioca, cioè la San Maurese, pari comunque in quel divasto che ha dato ulteriore sostanza alla classifica. Stiamo vedendo proprio le immagini. Sarà un turno di riposo. Ricordiamo la classifica: San Maurese 44, San Marino 37. E il San Marino potrebbe accorciare le distanze. Ecco, accorciare le distanze, sì, arrivarlo, penso che 7 punti sono tanti in 5 partite. E anche se loro ne hanno solo 4, la San Maurese, loro ne hanno uno in più. Però credo che San Maurese c'è solo da levarsi tanto di cappello, perché comunque vada, ha fatto un campionato strepitoso, è riuscita a portare avanti sempre con tranquillità la classifica, ha lottato a lungo e largo pur mancando Bonandi in certe situazioni, che era un giocatore importante, forse con Bonandi poteva avere anche 2 o 3 punti in più, non tanto perché hanno sempre giocato bene e anche vinto, però questo si sa, lo sanno tutti, lo sappiamo tutti noi, di detti lavori, che comunque è uno dei giocatori più importanti che può dare l'interregionale nel girone F, insomma non è un giocatore normale, ti domandi perché è lì e tutti sappiamo che ha un carattere un po' a modo suo, piace giocare vicino a casa, vuol divertirsi, non gli piace fare sacrifici, i sacrifici li fa solo in campo, perché è capace di giocare, molto abile sul dribbling, sul tiro, sulla posizionamento della gara o dell'avversario o della palla, secondo le situazioni, e perciò questo San Maurese, devo dire, bravi, dico ai protti perché sono tutti e due protti, sia il presidente che l'allenatore, che hanno fatto un lavoro straordinario. Bonandi diverte e fa divertire i tifosi della San Maurese. Il progetto San Marino però è ben preciso, quello di vincere il match di domenica in casa della Jesina e andare a meno 4. E poi, attenzione, perché giovedì 13 aprile, cioè nel turno prepasquale, il San Marino ospiterà proprio la San Maurese. E allora in caso di 2 vittorie nelle prossime 2 partite si andrebbe da meno 7 a meno 1 e si riaprirebbe completamente la corsa per i playoff. Qui vediamo le immagini del successo della San Marino contro il Romagna Centro. Parliamo comunque di un Romagna Centro che ormai è vicinissimo alla salvezza matematica. No, è salva, perché sì, manca solo proprio la matematica per dare questa conferma. No, c'è quei punti, essendo terza. Sì, è vero, però manca ancora, se non sbaglio, un punto proprio, ma parliamo di quisquiglie. Celebriamo ancora una volta il Romagna Centro e sì, concentriamoci però su questa possibilità del San Marino, squadra che grazie al gol di Valdazzi ha saputo rimettersi un po' in corsa e riaccendere le proprie speranze, Giancarlo. Beh, guarda, parlavo proprio questi giorni con il presidente Mancini, non è contento, abbastanza contento, ma con i valori
che ha portato San Marino, la squadra che ha fatto, i sacrifici che hanno fatto, sicuramente si aspettavano di più. Però, visto che non è ancora finito, sono in corsa, c'è un appiglio, c'è un cappello di appena di differenza per poter arrivare, perché parliamoci chiaro, in 5 partite a tirare su 7 punti non è facile, però ci sono le possibilità, la matematica è un'opinione, può succedere di tutto, non sarebbe la prima volta. San Marino potenzialmente, al mio modo di vedere, di conoscere il girone, conoscendo anche il sud perché l'ho allenato 2 o 3 anni, so com'è, il problema è che i valori in campo in San Marino sono nettamente da prime posizioni, dai primi 3 posti, ecco. È questo che lascia desiderare e non si riesce a capire come mai che abbia avuto questi alti e bassi con la qualità che ha, perché Olaccese, Bonacunto, Baldazzi, niente, i nomi ne puoi fare finché vuoi, giovani importanti come Inchisi, come Nicolini, come Nicoli, come... lo stesso Gassama che ha fatto gol, lo stesso Gassama che è il... Questo ragazzo di colore che non conosco, io l'ho visto solo un tempo, un giovedì, e mi impressionò con l'atteggiamento, col passo che aveva, la buona tecnica. Ragazzi di colore c'hanno 2 qualità, o è veramente superiore o non è in grado di tenere il passo di quello che abbiamo, in via di mezzo difficilmente lo trovi. E perciò credo e penso che tutto possa succedere, ma che la San Maurese, conoscendo la grinta e la mentalità di Protti, sia difficile che si faccia mangiare in 4 partite 7 punti. Insomma. Da ultimo, mister, parliamo anche dell'Alfonsine che gioca con la Civitanovese, squadra in totale caos societario, dovrebbe portare la Juniores, si era parlato addirittura di un ritiro di questa squadra prima del match proprio con l'Alfonsine, e sarebbe stato un déjà vu visto anche che il Chieti si ritirò alla vigilia della sfida diretta proprio contro l'Alfonsine. Insomma, qui in questo caso bisogna solo vincere questa partita perché la classifica lo richiede, la volontà della squadra lo vuole, dunque mister, una partita da non sottovalutare ma che deve prendere un certo epilogo. No, io credo che forse non lo devono sentire troppo, non credo che sotto una partita che è importante che gli decide l'anno, perché non sarebbe una cosa intelligente, non sarebbe una cosa normale per una squadra piena di volontà, di entusiasmo, che vuole dimostrare i suoi valori di poter rimanere, dopo la scalata di l'anno scorso, di poter rimanere nel campionato in cui merita, che è la Serie D. Certo. E per questo, siccome ha lasciato dei punti per strada clamorosi, siamo alla fine, le ultime battute, è logico che non si deve permettere di regalare niente e di non abbassare la guardia, perché altrimenti la paga molto cara. Insomma, abbiamo fatto il quadro dunque completo del campionato di Serie D, girone F. È il momento di fare un brevissimo stop, di fermarci qualche secondo, ma tornare subito dopo per vedere la situazione dell'Eccellenza, e ne abbiamo veramente tante da raccontare perché siamo ormai vicini ai verdetti finali, ma ci sono ancora tanti nodi insoluti. Regia. Sta diventando buio per girare. Dov'è Jürgen Klopp? Qual è il problema? C'è ancora luce fuori. 30% di visibilità in più. Nuovo Mokka X con fari LED intelligenti. Siete pronti, ragazzi? Nuovo Mokka X. In prima assoluta, sabato e domenica. Scopri il mondo Opel Fratelli Magnani. Per informazioni 0547 63 17 20. Il Rimini ce l'ha fatta, il Rimini ha vinto il campionato di Eccellenza, non è certamente né una notizia né uno scoop, ma rimane comunque clamoroso ciò che stanno compiendo i biancorossi in termini di risultati, di vittorie. Qui vediamo proprio la festa promozione. Mister, al di là del successo e dei numeri che tra l'altro stanno combaciando con quelli che avevi sostanzialmente proposto tu, 19 punti al momento, 20 quelli o super giù, quelli che avevi più o meno ipotizzato tu, possiamo però chiederci qualcosa.
Questo Rimini, come ha spiegato il suo patron Giorgio Grassi, può aspirare negli anni a tornare non in Lega Pro ma in Serie B, dove dice che è lo sbocco ideale il suo patron e dove vorrebbe arrivare la stessa tifoseria biancorossa? Beh, è chiaro che la potenzialità del Rimini, col turismo che ha, con le entrate che ha, penso che sia in grado, se si fa un'organizzazione totale, capillare, che vogliono fare le cose fatte bene, hanno trovato un presidente che parte dalla gavetta, uno che parte dall'eccellenza, conosce benissimo tutti i problemi e ha le idee chiare, avendo un'azienda, conoscendo il lavoro come va fatto. Lui l'aveva già dimostrato quest'anno facendo una scelta straordinaria, quella di portare dentro le bandiere vere, uomini veri, che è importante, che nel calcio purtroppo, io dico, secondo il mio modo di vedere, visto che ho fatto i capelli bianchi, non ce ne sono tanti, perché dire sì o dire no è la stessa cosa, purtroppo non dovrebbe essere così, ma nel calcio non si parla della partita ma si parla solo del risultato, e il risultato ti fa cambiare le idee, le situazioni, le parole, le promesse. Dalla mattina alla sera, se cambia la partita, insomma, se la palla va sul palo va fuori, sbagliato tutto, nel palo va dentro, sei della categoria superiore. Ecco, questo credo che non sia giusto, ci vogliono degli equilibri, che Rimini, anche quando era primo, con Mastro Nicola, pur non facendo un grande calcio, però ha fatto un calcio redditivo, attento, che era quella di fare gol e di non subire. E se non lo facevi andava a portare via il pari, infatti pari ne ha fatti pochissimi perché gol l'ha sempre fatto, ha trovato dei giocatori in buona, sono stati bravi a fare la squadra, anche se, vogliamo essere sinceri, fare la squadra a Rimini non è difficile, perché a Rimini, un potenziale come a Rimini, ci vanno a piedi pur di giocare in una piazza. E ci sono andati a piedi, effettivamente. Come è una piazza importante come Rimini, però... Questo non toglie dei valori a chi ha lavorato per fare la squadra, da Tamai a tutto il resto, a Berlino, tutti quelli che lavorano sia nei giovani che nei grandi, sia Mastro Nicola, che ho avuto modo di conoscere perché l'ho avuto con me nell'Equipe Romagna, un ragazzo straordinario, con delle idee abbastanza molto chiare e abbastanza attento per cercare di far carriera in questo mestiere, perché c'ha tutti i mezzi, le possibilità per farlo. Se poi lo facesse con Rimini, che è la sua città, non è la sua, però ormai l'hanno dotato, assolutamente. Che lo merita anche, credo che Rimini meriti sicuramente minimo la Liga Pro, poi dopo lì c'è da giocarsela, perché è troppo facile dire manda lì, ma andare in Serie B con una categoria in meno non è facile, è una cosa che uno, diamo degli esempi come Parma, come Padova, come insomma, squadroni, come Pistoia, come Pisa, che non c'è la società, manca questo, manca l'altro, spese a cappannello, insomma, ci sono tanti problemi, ma però rimaniamo, hanno il mezzo, secondo me, sì. Hanno preso la strada giusta per fare le cose giuste, perché gli ultimi 10 anni... o anche di più, potrei dire, la mancanza del povero Evangelisti, credo che, di Bellavista. Credo che insomma, c'è da rifare tutto da capo, e speriamo che trovi la strada giusta che aveva tracciato il buon Bellavista, che dall'alto ti guarda sempre con molta attenzione. Giancarlo, facciamo un triplo salto carpiato all'indietro, torniamo in eccellenza, ma per parlare della zona salvezza abbiamo due partite fondamentali. Bellaria che ospita il Corticella, 29 punti Bellaria, 33 Corticella. Cervia che ospita il Faro, 28 punti il Cervia, 28 il Faro. Sono quattro squadre che forse, solo due si disputeranno i play-out, neanche si salveranno. Le altre andranno direttamente giù in promozione se le cose non cambieranno a velocità supersonica. Ricordiamo che intanto di questa giornata, la 34esima, si sono già disputate due partite. Fiaricione batte Castrocaro 3-1 e San Pierana pareggia con il Faenza. Beh, Giancarlo, queste due partite con scontri diretti così ravvicinati davvero determinano tantissimo per il futuro di queste società, tra l'altro anche gloriose, Bellaria e Cervia. Sì, sicuramente sono due società gloriose, è un peccato veramente. Una, io
avendo allenato tanti anni il Celio, avendo vinto anche campionati, e trovarmi lì che gli do una mano nel settore giovanile, e a vederlo in quei bassi fondi lì veramente non solo dispiace, ma è una tristezza che non ha limiti. Bravi il comune che ha messo tutto a norma, ha fatto un campo buono, organizza bene per fare, diciamo, anche categoria superiore, però il passo più grande è quello della società, che non c'è, o meglio c'è, ma c'è solo una persona o due che lavorano, e nella società ci vuole un certo gruppo omogeneo che vada d'accordo, che sappia che comunque chi fa del calcio deve avere passione, deve avere anche i soldi, ma soprattutto la passione e la continuità e la presenza del campo, perché altrimenti i problemi ci sono, perché qualsiasi squadra che non c'è società, non che non c'è società, non ha una società omogenea, ben aperta, aiuta, ha sempre e comunque avrà difficoltà. Questo è successo sia al Cervia che al Bellaria. Il Bellaria ha fatto società nuova, si è messo in carreggiata prendendo questi due o tre elementi importanti. Ha preso questo Riciputi, che è un ragazzo del posto, uno che, insomma, diciamo che di calcio l'ha sempre masticato a buoni livelli. Io lo conosco da tempo, l'ho visto lavorare con gli allievi, francamente devo dire che l'ho visto lavorare bene, nei grandi non l'ho mai visto, però quando vedo l'esperienza che ho, uno come ha voglia, lavora, come si organizza, ti fa subito una ragione. Il Cervia è legato a Bondi, adesso ho trovato Casetti, che è un ragazzino del Vivaio, che domenica ha fatto gol, anche domenica ha fatto gol a Bellaria quanto ha vinto, quanto entra è un paperino molto rapido, con una gran tecnica, una grossa velocità. E Bondi, che era quello che si era detto che doveva smettere perché ha avuto un grosso infortunio, invece si è ripreso nettamente, e credo che si attaccherà a Bondi perché è l'uomo salvezza. Se poi Bondi, visto che gli anni passano per tutti, non riesce a avere il passo che aveva prima, il Cervia è in grandissima difficoltà. Come lo è il Faro? Io il Faro l'ho visto giocare e francamente credo che dei due, quando si è rinforzata, perché il Cervia, non dimentichiamo che a gennaio ha preso Domini, giocatore di categoria superiore, ha preso i Candoli che possono fare la cosa, ha preso Severi, categoria superiore, è venuto fuori il portiere Stella, che l'anno scorso viene dal Cesena, giocava a San Maurese, ha vinto il campionato a Ravenna. Insomma, non è che abbia una rosa, nomi, di giovani, nomi differenti, importanti, e trovarsi lì. E allora vedremo come andrà a finire questo duplice confronto diretto per l'eccellenza, ma il tempo adesso è tiranno, allora chiudiamo proprio a tutta velocità sul campionato di promozione. Andiamo a vedere la classifica e notiamo una situazione clamorosa, perché il Jeghero ha vinto il campionato in promozione, ha vinto sul Russi, bloccato, sconfitto per quanto riguarda appunto questo girone, il girone D, ma ancora in vantaggio di 9 punti su un tris di squadre: Reda, Giovane Cattolica, Del Duca e Torconca, che ormai è in piena corsa, anche lo stesso Gambettola non è fuori, insomma tantissimi sviluppi. Ma se il Russi avrà 7 punti di vantaggio sulla quinta in classifica, accederà direttamente alla finale playoff. E allora il prossimo turno con il Russi che farà visita al Cotignola, Torconca, Reda, sfida che potrebbe decidere tantissimo, Giovane Cattolica, Bacchia, Del Duca, Ronco. Giancarlo, arriviamo al gran finale, al gran ballo, e ci sono 5 squadre che lottano per praticamente 2 posti. Sì. Insomma, più di così. Campionato bellissimo, è una battaglia, francamente, tutte e due, perché anche l'eccellenza, sì, c'è questa corsa del secondo posto del classe che non finisce mai, ha dimostrato grandissimo valore, e così è sotto. Lì c'è il Rimini che ha fatto il suo, qua c'è il Jeghero che ha fatto il suo. Sotto corrono per il secondo posto, per andare in playoff, che qui c'è, di là non c'è, e soprattutto per la salvezza, che è aperta un po' a tutti. Ecco. Perciò è un bellissimo campionato, è un thriller che arriva alla fine,
sono tutte gare da vedere, sono tutte gare da tripla, non ce n'è una da X a mio modo di vedere. Bellissimo finale, e aggiungiamo un ulteriore elemento per renderlo ancora più incandescente: l'ufficialità arrivata proprio in questi giorni di quelle che saranno le date in cui si giocheranno le finali di Coppa per quanto riguarda la Coppa Italia di promozione. San Pietro in Vincoli contro Rosselli Mutina, squadra modenese, andrà in scena il 3 di maggio e ancora da decidere la sede, così come per la prima categoria IGE Marina contro i Reggiani del Falca Galileo. In questo caso sì che ci si giocherà un titolo per salire in promozione, mentre invece lo SPIV, grazie alla vittoria della Rosselli Mutina in campionato, praticamente è come se avesse già ottenuto questo titolo, dovrà essere chiaramente ufficializzato. In questo caso finale di Coppa Emilia di prima categoria il 19 di aprile. E allora con quest'ultima annotazione di cronaca è davvero tutto anche per quanto riguarda questa seconda parte di Anteprima Sport. Ringrazio come sempre il nostro mister Giancarlo Magrini. Grazie a voi e buonanotte. Tornerà venerdì prossimo, perché sì, torneremo venerdì prossimo per parlare un po' di quello che accadrà durante la settimana prossima e per preannunciare quanto invece succederà successivamente: il sabato con la Lega Pro, il lunedì con la partita della Cesena, domenica invece tutti fermi, c'è la Pasqua. E allora noi ci fermiamo però adesso per qualche minuto, torniamo tra pochissimo e allora sì che si parlerà di basket, di volley, di calcio giovanile, di biliardo, insomma di tantissime cose. Restate con noi. Vieni a trovarci a Mendola o visita il sito famobatterie.it per scoprire tutte le novità e i punti vendita. FAM Batterie Mendola. Accumulatori dalla bici elettrica all'astronave. Bellissimi dibetti li trovi a San Tomé di Forlì, strada per Villa Franca. A presto! Belle, ben fatte e soprattutto ben posate. Che finestre! Vendita porte, serramenti in legno, alluminio, PVC e legno alluminio. Porte blindate e grate di sicurezza. Tutto con una consulenza prevendita, servizio tecnico di cantiere e posa in opera a cura di professionisti che garantiscono alti standard di isolamento termoacustico. Tutto questo ti fa dire che finestre! Scopri di più chefinestre.it o nel bellissimo showroom a Poggio Toriana in via Sant'Arcangiolese 3030. Ah, che finestre! Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. A soli 1.499 euro, trio a scelta fra Trilogy Inglesina, iTrack Baby Comfort Dinamico Up Cam o Peg Perego Book 51 Sportivo, completo di antisoffoco e base auto per ovetto, lettino con materasso ortopedico e cuscino, piumone con paracolpi, cassettiera con bagnetto fasciatoio, poltrona auto 0,18 kg, seggiolone pappa regolabile in sdraietta e bidone porta pannolini in omaggio, tutto secondo disponibilità. Capriccio Baby, aperto la domenica pomeriggio, chiuso il giovedì. Capriccio Baby lo trovi nei due punti vendita a Sant'Arcangelo di Romagna e a Morciano di Romagna, anche online su capricciobaby.com. 0541 62 46 45. I bambini sono come supereroi, ma capita che a volte debbano anche loro combattere contro il male, in particolare anche contro i tumori. Se questa patologia è così grave, tuttavia nei bambini c'è un aspetto positivo che è rappresentato dall'alto numero di risposte alla terapia. Infatti circa l'85% dei bambini affetti da cancro può guarire con terapie adeguate, ed è quello che si potrà fare con uno strumento nuovo, di nuova generazione, una tomoterapia
che eroga trattamento radiante proprio con le caratteristiche di velocità, di precisione e di efficacia tipiche di quelle che noi dobbiamo erogare ai bambini. Aderisci al progetto Un Euro per la Vita. Scopri come donare su www.fondazioneromagnasolidale.it. Andiamo a combattere il male. Terza ed ultima parte per Anteprima Sport. Allora, abbiamo appena congedato il mister Giancarlo Magrini, ma ci ha appena raggiunto Enrico Pasini, a cui do subito il buonasera, il benvenuto. Io contraccambio, ciao Andrea, buonasera a te, buonasera a tutti i telespettatori. Tanto per non cambiare nulla rispetto a quanto accaduto in tutte più o meno queste puntate di Anteprima Sport, ne abbiamo parecchia di carne al fuoco, e allora non indugiamo oltre, andiamo subito a vedere la classifica del campionato di Serie A2 di basket, il girone est che riguarda le tre romagnole, di cui troviamo una Ravenna ancora in corsa, volendo anche per il primo posto, chissà, cioè è a meno 2 da Virtus Bologna e Treviso, anche se attualmente Enrico, correggimi se sbaglio, è quarta, perché con Trieste non ha il confronto diretto a favore. Al momento, ecco. Sì, al momento sì. E quindi Ravenna in piena corsa, vittoriosa nel derby con Imola, che ha avuto le ossa rotte sotto tutti i punti di vista, ma ne parleremo in questa nostra parte dell'Anteprima Sport, mentre si è arenata la rincorsa di Forlì nel match contro la Virtus Bologna, sconfitta, e anche qui con dolori che vanno oltre al risultato del campo, e anche qui ne parleremo tra pochissimo. Prima però giustamente direi di iniziare da allora si Ravenna e da quello che è stato un match andato in scena pochissime ore fa, mercoledì sera, la sfida del Palla De André con l'Andrea Costa Imola. Cerchiamo di capire meglio che cosa è accaduto andando ad ascoltare la voce dei protagonisti. Vediamo. Chiaramente sono molto soddisfatto della prova dei miei ragazzi, fatta eccezione per il primo quarto, perché secondo me non tanto dal punto di vista offensivo, come dove abbiamo comunque prodotto buone cose, il nostro impatto difensivo è stato un po' troppo soft rispetto a quello che ci eravamo detti e nella maniera in cui volevamo affrontare Imola. E 24 punti sono, per quanto ci riguarda, un'enormità in 10 minuti, e per cui poi sono contento di quello che è successo dal primo minuto del secondo quarto in poi, dove c'è stata molta intensità, molta energia, molta attenzione. Si è vista l'identità della nostra squadra, quello che abbiamo fatto durante tutto l'anno, c'è stata una bella reazione dopo la sconfitta di Verona. E quindi niente, adesso siamo contenti sicuramente, però quello che ho detto anche ai ragazzi, che fra 3 giorni si gioca, quindi godiamoci per questa sera la vittoria, dove domani ci rimettiamo giù e pensiamo a Roseto, che assolutamente non è un campo facile, lo dimostrano proprio le statistiche, perché là hanno vinto in pochi, quindi sarà una battaglia. E forse proprio questa è la considerazione più interessante per introdurre, Enrico, il match tra Roseto ed ora si Ravenna, sfida che può essere un gustoso antipasto playoff, ma da valutare il fattore stanchezza per la squadra giallorossa di coach Martino. Che in passato è stato pagato proprio dai ragazzi di Ravenna, che nelle precedenti occasioni in cui ci sono state due partite così ravvicinate non sono riusciti a fare doppietta. Non sarà facile neanche in questa occasione, perché Roseto, prima di tutto, come ha detto Andrea Raschi nell'intervista che abbiamo appena sentito, è un campo molto difficile in sé. Roseto è in un buon momento, Roseto è lì che battaglia per il quinto, sesto posto, ha l'occasione nello scontro diretto con Ravenna addirittura di giocarsi l'ultima chance, di guardare ancora più in alto in classifica. Sta facendo molto molto bene, il proprio coach di Paolo Antonio è
esattamente come Antimo Martino, il coach rivelazione del campionato, sono i due migliori allenatori, due allenatori rampanti per così dire di questa categoria, però arriva con qualche dubbio Roseto di formazione, ad esempio Fattori è più no che sì e anche Amoroso ha avuto dei problemi in settimana per cui la sua presenza è in dubbio, credo che poi alla fine Amoroso giocherà, apro e chiudo parentesi. Ciò detto è una Ravenna che deve dimostrare veramente di avere ancora tanta fame addosso, di non accontentarsi, di voler chiudere davvero alla grande questo torneo già così ricco di soddisfazioni. Se arrivasse anche questa ciliegina sulla torta a Roseto, non solo la corsa al quarto posto sarebbe al sicuro, quindi non solo playoff ma anche quarto posto, e poi chissà a quel punto si potrebbe anche sperare in qualche disgrazia altrui nei piani più alti per vedere di fare qualcosa di veramente clamoroso. Comunque ciò che ha fatto vedere i giallorossi nel derby è stato molto importante, perché come ha detto Martino, a parte il primo quarto, dopo è stato veramente un monologo ravennate con delle conseguenze di questa partita che si è giocata mercoledì, di cui parleremo anche più avanti. Eh sì, perché effettivamente ci sarà anche un derby di Bologna, quello pasquale da disputare, che potrebbe togliere punti alla Virtus Bologna o togliere la Fortitudo in rimonta su Ravenna. Comunque sì, la si guardi, può essere interessante per Ravenna. Ma allora passiamo a parlare di Imola. Enrico, sconfitta contro l'Orassi Ravenna. Imola, l'Andrea Costa che in questa maniera ha aperto una crisi vera e propria che si è esplicitata con il comunicato dell'amministratore Domenicali e poi con le dimissioni contestuali di Foschi, Gabriele Foschi, che le aveva già date in un altro momento della stagione, rifiutate, questa volta accettate, insomma grossi movimenti in corso per l'Andrea Costa che giocherà in casa di Piacenza. Inutile sottolineare quanto sia delicato il momento. Sì, ancora prima di toccare il tasto Piacenza, Andrea, ovviamente è giusto fare un piccolo passo indietro, neanche di troppo tempo, a quello che è successo nel derby e dopo il derby del Palla di André. Prima di tutto perché questa crisi, che era un po' latente e si era ovviamente capito che gli animi non fossero propriamente sereni, era già da un po' di settimane, acuiti dal fatto che tecnicamente la formazione di coach Ticchi, con l'assenza pesantissima di Prato, poi io martedì a Panorama Basket ho avuto un grande esperto di cose imolesi come Riccardo Rossi, il giornalista del Corriere Romagna, mi ha detto per Prato da qui a fine regular season non se ne parla, quindi è un'assenza assolutamente pesante e lo resterà tale per le prossime tre partite. Insomma, questa assenza qui non è stata adeguatamente compensata dall'apporto che ha dato Rogic, il nuovo innesto straniero. Obiettivamente una delusione lui, una delusione in assoluto, appunto come il gioco anche sia un po' avviluppato. Morale della favola, partita davvero brutta mercoledì, contestazione dei tifosi, addirittura comunicato stampa durissimo in cui Domenicali parla, io uso un termine che è stato proprio usato nel comunicato stampa, di prestazione indegna della squadra, raramente avevo letto comunicati così duri, e dimissioni a questo punto accettate dopo quelle di novembre che erano state respinte del general manager Foschi. Spiace che sia finita così questa pagina, questo rapporto, perché obiettivamente Foschi ha fatto grandi cose a Imola, soprattutto l'anno scorso, quando ci fu un campionato davvero strepitoso. Quest'anno obiettivamente sul fronte americani ci sono stati degli errori, è inutile negarlo, con un budget che però non consentiva voli davvero di chissà quale tipo. Purtroppo le scommesse a volte si vincono, le scommesse a volte si perdono. Adesso brevemente, per tornare alla partita di domenica, vediamo se le parole di Domenicali avranno dato una scossa importante alla squadra, perché la partita in casa di Piacenza, così come il derby che seguirà con Forlì per l'Andrea Costa, rappresentano il bivio decisivo della stagione, possono valere la salvezza diretta, possono valere invece un play-out al quale, se Imola dovesse arrivare, arriverebbe in uno stato d'animo davvero negativo, allora sì che sarebbero rischi seri. Ma per quanto riguarda invece la squadra che Imola affronterà a breve, ma non in questo turno, parliamo dell'Unieuro Forlì che ha interrotto la striscia di 4 vittorie consecutive contro la Virtus Bologna, pagando un avvio balordo di match, ma al di là del discorso puramente tecnico sulla partita, successivamente all'incontro del Palagalassi sono venute invece a risalto quelli che sono gli aspetti extra sportivi, ovvero sia
la squalifica del campo al Unieuro Forlì per cori razzisti nei confronti del centro della Virtus Loson, e Forlì che così giocherà il proprio match contro Mantova a Ferrara. Quella che potrebbe essere definita la prima finale della stagione per quanto riguarda la salvezza, una tegola anche questa per l'Unieuro Forlì. Una tegola, è un rebus per ora, tegola, vedremo appunto. Vediamo, quale certo. Sarà la ripercussione effettiva. Di sicuro quello che è accaduto in settimana, che proveremo proprio sommariamente a riassumere in un brevissimo capitoletto, se ne è parlato a lungo, e se Forlì non dovesse riuscire a battere Mantova domani sera nel neutro di Ferrara, rischia che se ne parlerà da qui a mesi, perché la partita di capitale importanza per la corsa salvezza dei biancorossi è giocarla in un campo neutro a 116 km di distanza, perché così vuole il regolamento, quindi con un seguito di pubblico che non sarà gioco forza quello che sarebbe stato in casa, presunta sabato sera e non domenica. Certo. Ovviamente pone una grandissima incognita su un match che già non è facile, perché Mantova si gioca un accesso ai playoff che un mese, due mesi fa sembrava scontato e che adesso scontato non lo è più, visto che Udine pressa a due soli punti di distanza, anche se con la differenza canestri favorevole. Brevemente, cori, insulti al presidente Bucci, al centro Loson, non è la prima volta che Forlì si è presa delle multe per questa ragione, la recidiva ha fatto scattare la squalifica, poi Forlì ha fatto ricorso, io direi più che altro per tutelare il nome della città, della tifoseria e l'immagine, giustamente, che con delle speranze concrete che questo ricorso venisse accolto. Obiettivamente spiace tutto, prima di tutto spiace che siano arrivati questi cori. Diciamolo chiaramente. Assolutamente. In seconda battuta può essere che il provvedimento disciplinare, diciamo, abbia punito severamente proprio per la recidiva la società. Diciamo, io e te parlavamo fuori onda, nella logica, diciamo, delle tifoserie e degli sfottò, come si dice, ci stanno tanti modi per prendere in giro, per reagire eventualmente a una mossa, diciamo, un po' gradassa, per così dire, di un giocatore. Se non provocatoria, ecco, esatto. Possiamo anche aggiungere. Assolutamente. Si sappia che quel tipo di ululato o bueggiamento è sempre e costantemente etichettato come tale, come razzista, sì. Anche se a volte potrebbe anche essere dettato semplicemente da altri motivi che di razzista non hanno nulla. Sta di fatto che questa è l'interpretazione. Si parlava di Mario Balotelli. Nel caso Mario Balotelli, Andrea, c'era sia una componente che un'altra dettata dalle balotellate. Io credo che non tutto sia razzismo, però bisogna stare molto attenti. E dunque estirpare anche solo la piccola percentuale di razzismo, così cercano di fare nei diversi settori dello sport, l'abbiamo visto nel calcio, lo abbiamo visto appena adesso nella basket, fatto sta che l'Unieuro pagherà e giocando fuori dal proprio palazzetto. Permettimi solo, scusa Andrea, di dire una cosa, perché ci siamo dimenticati di dire, perché è importante, fini della partita in sé, c'era il dubbio a Degboye che ha saltato. Giusto. Il match con la Virtus Bologna senza pesante, Degboye non al meglio, però giocherà sabato contro Ferrara. E questa invece a Ferrara, scusa. Un'ottima notizia, ma giustamente Enrico ha sottolineato sabato, match che andrà in scena domani dunque alle ore 20:30, così come per l'Andrea Costa Imola che giocherà a Piacenza domani alle ore 20:30. Qui vediamo proprio il quadro della prossima giornata con Trieste-Ferrara, Recanati-Fortitudo, Udine-Iesi, Verona-Treviso, Virtus-Bologna-Chieti e come detto anche i match delle romagnole. Ma allora chiudiamo questa corposissima pagina dedicata alla A2, ma ne abbiamo davvero tante ancora da aprire nella Serie B. Perché? Perché andiamo subito a vedere il girone B del campionato appunto di Serie B e troviamo Faenza che ha accusato sicuramente il tris di partite difficilissimo che ha dovuto sostenere. Faenza che è stato scavalcato da Lecco, 34 Lecco, 32 Faenza, ma vediamo allora quello che è il prossimo turno che nel caso della Rechico andrà in scena alle ore 18 di domenica e ci sarà proprio Rechico Faenza contro Lecco. Enrico, non si poteva chiedere di meglio, anche perché Faenza ha perso tutte queste partite ma non è crollata mai in tutte queste partite. Assolutamente.
Non si poteva chiedere di meglio proprio anche in questo momento della stagione di Faenza, che è stata scavalcata da Lecco, ma ha l'occasione di sfidarla subito al Palacattani, quindi questo darà sicuramente grandissime motivazioni alla squadra di coach Regazzi, che, come è sottolineato giustamente, è sempre stata in gara anche con avversari di prim'ordine come Bergamo, come Cento in precedenza. Con Lecco c'è la vittoria fuori casa conquistata l'andata, quindi un successo per i raggi solari, si vorrebbe dire, non solo aggancio, ma anche col 2-0 in proprio favore, virtualmente sorpasso nei confronti di Lecco. Permettimi semplicemente una notazione, che questo campionato di altissimo spessore che ha fatto la Rechico, dal mio punto di vista quasi, non dico da tifoso, ma con il cuore in mano, meriterebbe il coronamento con un quinto posto, che è sempre stato appannaggio dei Manfredi, e credo si meritino i ragazzi di Faenza di chiudere proprio al quinto posto. Sarebbe giusto così, e infatti lo sarebbe anche per un'altra squadra che milita in Serie B, nella Girone C, la Global Systems Tigers Forlì, che ha avuto un'impennata di rendimento nel momento in cui serviva, vincendo tantissimi degli scontri diretti e procurandosi così una grande chance. Come vediamo, il prossimo turno i Tigers Forlì, che hanno 30 punti in classifica, sfideranno Viterbo, che invece è staccatissima a 8 punti, match casalingo, che potrebbe dare slancio per cercare di blindare la posizione nella griglia playoff, Enrico. Assolutamente sì, perché la partita che si giocherà domani pomeriggio, sabato alle 17:30, un orario insolito per i Tigers al Villa Romiti, è l'occasione non solo per definitivamente agguantare i playoff, ma a questo punto direi per prenotare il sesto posto, in quanto prima di tutto la formazione ospite di Viterbo non vince dal 12 febbraio, all'ultimo posto assieme a Maddaloni. Certo, le servirebbero punti per evitare la retrocessione diretta, però è una squadra che fuori casa ha sempre preso, passatemi questo termine, delle scoppole ultimamente, quindi non credo sia l'avversario più temibile del mondo per i forlivesi, che saranno mentalizzati a dovere, che hanno approfittato del risultato più favorevole possibile con la sconfitta casalinga della Luis Roma con la Visnova Roma nel derby. La Luis aveva un calendario complicato, ma quella con la Visnova sembrava forse la partita più facile, tac, l'han persa. A questo punto credo che la corsa al sesto posto, con la vittoria domani e con una vittoria poi in casa della Stella Azzurra a Roma, sarebbe una corsa conclusa con successo. Ma una ricorsa la sta cercando di operare anche Rimini nel girone D, riminesi che hanno chiaramente segnato il passo contro Bisceglie, si sapeva, match difficilissimo. Rimini che ha in classifica 24 punti, a più 2 su Ortona, e il calendario mette proprio in risalto questo match, questa trasferta per Rimini in casa di Ortona. Lo vediamo, una classifica che, a differenza però degli altri due gironi, lascia poche chance, se non di vittoria, se non di alimentare le speranze con una vittoria, altrimenti rischia di essere praticamente impossibile agguantare i playoff, Enrico. Playoff forse sì, anche se Rimini aveva riacceso una lampadina e una fiammella di speranza qualche settimana fa. Poi il calendario, lo dicevamo, era un calendario in estrema salita, lo è tuttora, e provare comunque a cercare di ottenere la salvezza diretta penso sia comunque un risultato importante per i Krebs in questa stagione. Arriva Ortona, il numero da tenere a mente, Andrea, è 7, perché di 7 vinse Rimini all'andata, e quindi in un eventuale caso di sconfitta sarebbe necessario provare perlomeno a mantenere la differenza canestro a proprio favore. Certo, Rimini ce la può giocare, c'era stato qualche timore dopo la partita con Bisceglie per le condizioni fisiche di Meluzzi, uscito malconcio. Mi dicono che Meluzzi è in grado di giocare, tra l'altro è stato convocato nella nazionale Under 20, quindi gli facciamo i complimenti. E con Meluzzi in campo Rimini può giocarsela a viso aperto, anche su un campo difficile come quello di Ortona. Allora chiudiamo con il capitolo dedicato, come sempre in maniera molto ampia, alla basket. Apriamo però quella che è invece la pagina dedicata al volley, e ci sarà in domenica il primo match ball per quanto riguarda la Bunghera Venna, che andrà a Vibo Valentia domenica appunto per chiudere la serie contro i calabresi. Anche gara 2 infatti si è conclusa sulla falsa riga di quanto visto nel primo capitolo della serie, con
con Ravenna implacabile a pulire ogni errore commesso dalla Tonno Callipo fino al secondo appunto 3-1 conquistato nell'inedita cornice del Pallagalassi di Forlì. Come detto, i giallorossi cercheranno di chiudere i conti con Vibo, esattamente come proverà a farlo anche Verona nell'anticipo di domani sera, ore 20:30, con Sora, o la stessa Piacenza con Latina. L'unica serie in equilibrio è quella tra Monza e Molfetta. Così loro, così come Vibo e Ravenna, scenderanno in campo alle ore 18 di domenica. Questo appunto per quanto riguarda il volley, ma mercoledì prossimo, attenzione, perché avrà inizio una importante manifestazione dedicata al calcio giovanile. Stiamo parlando del torneo Pecci, la rassegna dedicata alla categoria giovanissimi e quest'anno giunta alla 36esima edizione, che sarà ospitata allo stadio Nanni di Bellaria e al comunale La Valletta di Igea Marina. Di primissimo piano i nomi delle contendenti al trono, tutte espressioni di squadre professionistiche, con la doverosa eccezione della rappresentativa ospitante. Squadre come Milan, Fiorentina, Atalanta, Chievo, oltre allo stesso Cesena, costituiscono una garanzia di qualità assoluta e quest'anno, tra l'altro, parteciperà anche una squadra giapponese, il Tespakatsu Gunma, mi scuso ovviamente per la pronuncia. Per tutti l'obiettivo sarà di accedere all'ultimo atto di questa manifestazione, la finalissima che, da tradizione ormai consolidata, si disputerà il lunedì di Pasquetta. Lo scorso anno, come vediamo dalle immagini, fu l'Atalanta a trionfare battendo il Milan, un successo che ha portato bene alla Dea. Visto come stanno andando le cose in questa stagione, con la prima squadra appunto dei nerazzurri che è in lotta per accedere all'Europa League, insomma, davvero meglio non si poteva chiedere ad una società, quella orobica, che, come vediamo, lo scorso anno ha festeggiato la conquista del torneo Pecci. Ma allora noi adesso ci dedichiamo a quello che è il programma invece del biliardo sportivo, il programma che ha avuto la sua celebrazione, come avevamo anticipato, a Porto Rose, un evento che si è disputato proprio lo scorso fine settimana e ha portato al successo di Marco Morri e Paolo Gamboni del CSB Birra di Paolino di Misano. Dunque il 23esimo meeting internazionale è andato a questa coppia che, un po' a sorpresa, ha saputo avere la meglio di Brunaldo Cicognani e Amos Casadei del CSB Sette Crociari Cesena. Un match che si è concluso col netto punteggio di 80-24. Nella terza categoria invece si è registrata l'affermazione del genovese Paolo Ricci, che ha superato in finale il bergamasco Bruno Colombi al photo finish, 80-77. Terzo posto invece per il ravennate Michael Bassura e per Nicolò Giuliano di Genova. E insomma, abbiamo visto davvero tutto quanto si poteva per quanto riguarda questo weekend di sport, weekend ricchissimo come sempre. Io non posso far altro che ringraziare per essere stato qui con noi ancora una volta Enrico Pasini. Grazie, grazie Andrea. Insomma, l'hai detto, weekend ricchissimo, con già responsi che credo saranno molto importanti, quelle che arriveranno dalle partite di questo fine settimana. Ne parleremo, come detto, come anticipato alla fine della seconda parte, lo ribadiamo, Anteprima Sport continuerà anche la settimana prossima, perché continueranno campionati di calcio, di volley, di basket, insomma ci sarà ancora tanto di cui parlare. Torneremo anche venerdì prossimo, sempre a partire dalle ore 21:15. Grazie ancora una volta a tutti voi per averci seguito. Appuntamento dunque a venerdì prossimo. Buonasera.